Abbiamo modo come amministrazione comunale, se supportati e aiutati da ogni cittadino del comune di Berceto o dalle persone che hanno interessi su Berceto, di dare informazioni importanti in modo estremamente semplice. Arriva un messaggio vocale sia ai telefoni fissi che ai telefoni cellulari. Quindi in brevissimo tempo tutti i cittadini del comune di Berceto possono essere informati. È un sistema che è stato studiato per la protezione civile, ma può non essere limitato solo alla protezione civile. Protezione civile nel senso che se ci fosse un pericolo imminente, come può essere un'alluvione, un terremoto o qualsiasi altra catastrofe naturale, si possono dare informazioni importanti per indurre i cittadini ad assumere certi comportamenti e in tutti i modi essere informati per tempo e velocemente. Questo sistema però permette anche altri tipi di informazioni che noi vorremmo utilizzare, sia anche nell'ambito della sicurezza che vogliamo preservare all'interno del comune di Berceto, grazie anche alle forze dell'ordine, sia alla polizia che alle guardie forestali e in modo particolare ai carabinieri e ai vigili. Quindi quando ci possono essere dei truffatori che sono stati rilevati in qualsiasi punto del comune, possiamo informare tutti di stare attenti, ad esempio che ci sono in giro o possono esserci in giro dei finti lettori di contatori dell'Enel o del gas o dell'acqua o qualsiasi altro tipo congegnato per truffare le persone da bene, come possono essere tante anche altre manifestazioni. Ad esempio ci tengo molto che l'azione dei vigili sia un'azione preventiva e non punitiva, che deve raggiungere il risultato ad esempio di far viaggiare a velocità moderate nei centri abitati o nei luoghi pericolosi, per cui mi piacerebbe anche informare tutti i cittadini quando c'è la postazione dell'autovelox o altre postazioni dei vigili, proprio per evitare che succedono degli infortuni o degli incidenti. Sottolineo il fatto che credo che il Comune abbia questo compito di prevenire e non solo di punire, e quindi mi piace informare i cittadini di queste postazioni, ad esempio dell'autovelox o dei chilometri o qualsiasi altra cosa che possono fare i vigili urbani. Invito quindi tutti i miei concittadini e coloro che sono interessati a questo servizio, perché hanno delle azioni, delle attività, dei terreni, su dei parenti sul territorio del comune di Berceto, a fornire il proprio numero di telefono presso l'ufficio anagrafe, ma soprattutto presso l'ufficio preposto e seguito dal diretto interessato, che svolge un'azione sempre molto valida per la protezione civile, e mi riferisco a Fabio Cavazzini, il cui numero di telefono per il comune di Berceto è 0525 629 232. Dico anche gli orari in cui lo potete trovare in comune: tutti i giorni dalla mattina alle 8 sino alle 13 e al lunedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15 alle 18.